Mamma mia, ma poi perché c'è il cerotto lì dietro? Immagino il cane. Ah, mi fa male il culo. Sì, andiamoci a fare subito un elettrocardiogramma. Io sono Davide, ma voi potete chiamarmi Vix. E se vuoi supportarmi, vi invito a lasciare un mi piace. E se ancora non lo siete, a iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Oggi un video molto diverso dal solito. In realtà è un po' un esperimento, però. Perché questo? Perché molto spesso quando dico che no, sui giochi Nintendo si trovano sempre soltanto sui 60-70 euro, non scendono mai di prezzo, in tanti mi rispondete, ma non è vero, ci sono sempre un sacco di sconti, c'è la sezione delle offerte sulle shop con un sacco di belle offerte. Sì, questo è vero, io in genere mi riferisco ai giochi esclusivi di Nintendo che non vanno mai in sconto, però comunque voglio esplorare con voi quali sono queste offerte mirabolanti nella sezione offerte in corso. Non so neanche cosa aspettarmi, potrebbe uscirne un nuovo format bellissimo come un singolo video super fallimentare. Intanto vediamo già Among Us che non è male come cosa. Devo dire che si nota subito che in questa sezione offerte prevalgono giochi che sono copie spudorate e palesi di altri giochi. Driftmaster Simulator 2024, Driving Sim. Io vorrei capire perché nei giochi di macchine un po' più amatoriali così viene sempre messa la dicitura Simulator. Forse perché spinge le vendite in Germania, non lo so. Però per costare 99 centesimi è un gioco pezzotto che, vabbè, ha la grafica comunque di un gioco Switch mobile. Però. Ma in che senso? Non trovo il nesso come si passi da questo a questo, ma ho capito perché Simulator. Forse questo è quello che succede quando fai l'esame di scuola guida a Potenza. Vabbè, guardiamoci insieme il trailer, magari anche un bel gioco. Call of Honor, vediamo cosa aspettarci da questo. Call of Honor. Duty of Warfare, un nome estremamente originale e sostanzialmente il gioco, sì, il gioco, confermo, è Call of Duty per la PS2. Ma scusa, il proiettile era rallentatore, ma loro si muovevano a velocità normale. Edito da Gogame Console Publisher, un nome originale quanto Call of Honor. Vediamo che altri capolavori ha pubblicato. Ma sto volando. No, pazzesco! Bus Simulator esiste! Ma sto sognando! Sto sognando. No, footage non rappresenta il reale gameplay. Pazzesco. Segui le regole della strada. Chiunque vive a Roma sogna l'esistenza di un gioco che ti insegni queste cose. Per gli autisti. Stava superando i 50. Già questo vuol dire che non è in Italia. Oh, è veramente Roma. Le caratteristiche principali mi fanno volare. Esperienza di guida realistica. Guadagno e valutazioni. E questo è importante. La sicurezza prima. Prima di che cosa? No, però meglio di Bice Simulator c'è Bice Courier, Bistro Express Delivery. Ma poi, cioè, guardate, questo qua è il vero simulatore di Just Eat. Ma io mi chiedo una cosa, ma uno sviluppatore, no? Si mette a tavolino col pitch e fa dobbiamo sviluppare un gioco, su cosa potremmo farlo? Ah, potremmo farlo, non lo so, su una storia avvincente. No, potremmo farlo su dei combattimenti epici. No, regà. Regà, no. Facciamo che sei un corriere che devi portare le pizze. Ma poi con questa bellissima locandina che sembra, non lo so, boh, il Tour de France, ma neanche tipo Zelda Breath of the Wild. Però almeno promette bene da questa locandina, un gioco che comprerei onestamente. Vediamo il trailer. Ah, c'è il timer che se scade giustamente non ti pagano neanche l'euro. Ma sono tutti a Roma sti giochi. Effettivamente un mio amico ha fatto il rider di Deliveroo e me l'ha raccontata esattamente così. Intraprendi un viaggio esilarante nel nostro gioco d'avventura di consegna di cibo. Come personaggio principale, effetto Spider-Man, no? Avendo la maschera, non sapendo chi è, ti impersoni in lui. La tua missione è chiara. Sali sulla tua affidata bicicletta, visita vari ristoranti per ritirare gli ordini e garantire la consegna sicura e tempestiva ai clienti affamati. Vabbè, mi aspettavo un continuo un po' più epico, se proprio devo essere onesto. Per la modica cifra di 11,99 euro. Un gioco di avventura, simulazione, strategia, gioco di ruolo. Certo che hanno avuto occhio per i giochi da pubblicare, eh. Sniper Elite. Ah, no, scusate. Sniper Elite Shooter Squad. Immerge i giocatori nel mondo ad alto rischio del tiro di precisione. Lion Simulator Survival RPG Animal Battle. Oh, comunque dall'illustrazione lo riconosci subito quando i giochi sono pezzotti, oh. Tutti quanti con queste illustrazioni tipo acquerellate, disegnate in digital painting, non lo so. Vediamo dopo il trailer, vediamo qualche bellissimo. Però mi ricorda la mia infanzia, mi ricorda proprio il Re Leone.
Sembra proprio... Mamma mia, ma cosa è successo al braccio di quella leonessa? Da notare comunque il coccodrillo là invece che si sta agilmente avvicinando alla gazzella che sta bevendo. Ma che cazzo? Rip gazzella. Però da notare, qua avranno fatto un motion capture molto dettagliato, qualche cane. Da notare il realismo, mamma mia, ma non ha... Guardate come riesci proprio a sentire il pericolo in questo gioco. Riesci a percepire proprio come nella savana si lotti per la sopravvivenza. Mamma, la potenza proprio. Comunque sì, è proprio... Sono sicuro che è così proprio che i leoni combattono in natura. Ma scusa, invece giochi pubblicati da Subset Games che prima non li abbiamo assolutamente calcolati? Scusa, ma quanti Truck Simulator esistono su questo pianeta? Warzor Chronicles, Call of Sniper, praticamente loro pubblicano qualsiasi cosa che possa vagamente sembrare Call of Duty. Cos'è Cyber Taxi Simulator? Mamma che tristezza, ma sto taxi sembra che si sta per mettere a piangere. Ma lo sapete che mi ricordo un gioco che ho trovato nei cereali? Ma roba com'è? 20 anni fa, che quando lo misi sul computer me lo fece completamente scoppiare. Comunque complimenti al grafico per il logo molto futuristico. E affrettatevi perché è un'offerta solo fino a domani, ovvero il giorno in cui pubblicherò questo video, quindi sarà già scaduto, mi dispiace. Dog Racing Lovely Pet Friend Pose, che si fa quasi guidando i cani? Beh, ragazzi, io stavo scherzando però. Le grafiche di questi giochi pezzotti a basso costo sono sempre magiche. Mamma mia, però per essere su Switch devo dire che... Sembra un gioco next gen. Questa è la loro ultima corsa. Stanno andando a fare un viaggio unico verso il fondo dell'oceano. Cosa sta succedendo qui? Devo fare i complimenti agli sviluppatori per aver fatto di tutto per far sì che si capisse che questi cani sono diversi fra di loro. Lo stesso modello 3D a cui hanno aggiunto un cappottino. C'è un'offerta Assassin's Creed, Garfield Card, This World of Mine. Beh, tanta roba. Però lo sai che roba carina c'è in grande sconto qui? Oh mio Dio, cos'è questo? Football Sim 2024. Un giocatore della Roma e uno della Lazio che si stanno scontrando? Però sai che promette quasi bene. Promette quasi... Vabbè. Ma secondo me c'è qualche sito stock che vende queste illustrazioni per i giochi di calcio pezzotti, perché sono tutte uguali. Ma se qui c'erano le aggressioni e il mondo animale, andiamo a vedere... Qualcosa di molto più familiare agli animali, qualcosa di molto più amichevole. My Universe, Pet Clinic Cats and Dogs. Mamma mia, ma poi perché c'è il cerotto lì dietro? Immagino il cane, ah, mi fa male il culo, sì, andiamoci a fare subito un elettrocardiogramma. Pillole, tablets, vitamine, praticamente questo è per fare il medico, non per fare il pediatra. Mamma che schifo, mi fanno impressione anche se... Oops, you missed the spot, mamma che schifo. Beh, però ti fai un bello studio sulla... come si dice, no? Il culo proprio del cane, la fisionomia. Bello questo accorge che sta letteralmente per esplodere. Ah, cioè, infatti c'è anche il timer sopra, una bomba. C'è Max the Curse of Brotherhood da 2,99€, ragazzi, ma questo è da comprare subito, bellissimo, lo gioco sull'Xbox. The Unicorn Princess. Il gioco che mi serviva per quando esco dalla palestra. No, grafica devo dire eccezionale. Ma scusatemi, ragazzi. Ragazzi e ragazze. Ma questo non è un unicorno. Ma questo è un farlocchissimo cavallo. Ma è un cavallo. Ma tra l'altro che cavallo è? Un dalmata. Ah, eccolo, ecco l'unicorno. È arrivato per un plot twist. Mamma, tra l'altro, che unicorno. Aiuto, uccidetemi, per favore. Non ho mai visto una locandina più falsa di questa. Solo tu puoi aiutare Unica a salvare il mondo, addirittura. 15 missioni diverse tra due mondi, moltissime opzioni per personalizzare il tuo personaggio e il tuo cavallo, che ricordiamoci non è un unicorno. Un mondo aperto da esplorare in sella a uno dei 6 cavalli disponibili. Unicorni non pervenuti. Ah no, scusatemi. C'è Unica! Bellissimo. Cosa? Cosa? Ma questo gioco è di Nacon. Sculpt People? Mamma, questo gioco è la cosa più inquietante che abbia visto nella mia vita. Che è? Cioè, se becco qualcuno a giocare a sto gioco con la mia faccia, lo vado a denunciare per stalking in via preventiva. Mamma mia. Mamma mia, è la cosa più raccapricciante che abbia mai visto. Mamma mia, me lo sognerò stanotte questa qua.
No, questa notte me lo segnerò lui. Ma chi è? Quella è una fusione tra Riccardo e Dwayne Johnson. Fit my cat. Che devi allenare il tuo gatto? O devi indossare il tuo gatto? No, secondo me lo devi indossare. Non penso che devi allenarlo. Cosa si fa? Ah, lo devi letteralmente... Lo devi... fittare, capito? Lo devi... Che... Ma come... Vabbè, ne lasciamo perdere. Come gli è venuto in mente una cosa del genere così originale? Attenzione, perché dopo My Universe veterinario c'è anche My Universe interior designer. Ma devo dire, questo gioco potrebbe quasi interessare a molte persone, agli amanti di Animal Crossing, di The Sims, a tutte le persone a cui piace fare quel tocco di arredamento. Non ho capito. Così, perché chiaramente, visto che l'interior designer chiaramente è quel tipo di lavoro, capito, che tutti si possono improvvisare a farlo, perché non magari un idraulico? Quindi tu in realtà in questo gioco sei un idraulico e in realtà tu fai l'interior designer come hobby, no? Quando dici, ma all'interno di questa casa me li fa mio cugino, me li fa un mio amico per 50 euro, eccoli. Eccolo qui il disegno della casa. E tu poi vai a fare il tuo vero lavoro dopo che la casa è stata giustamente costruita, ovvero vai a aggiustare, vai a fare l'impianto idrico. Diventa l'architetto di interni più famoso della città. Non è dato sapere quale sia la città e crea la casa dei tuoi sogni, ma soprattutto fai l'impianto idrico e aggiusta il rubinetto. Bullying! Mai un titolo è stato più onesto. Signori, un gioco che si chiama Bullying, dove tu giochi a bullying. Questo è il marketing che vogliamo. Questo è il marketing che vogliamo. Giochi a bowling, non fai l'idraulico. Golf club nostalgia. C'è un astronauta che ha letteralmente una mazza da golf in mano. Golf avventuroso in un mondo abbandonato. Geniale! Chi l'ha pensato ha pensato... Quali sono le due cose che non interessano assolutamente a nessuno sul pianeta Terra? Il golf è un mondo senza nulla. Uniamoli! E infatti tu giochi a golf in un mondo completamente abbandonato, dove comunque dei piccioni hanno cacato su dei container in Cina, immagino. Però la mucca c'è, e c'è anche la bandierina, perché il mondo è abbandonato, però ovviamente qualche golfista lo ha abitato prima. Qui addirittura vola con un jetpack. Questo gioco... Ma che sono i bitcoin? Ma sto volando, ma questo gioco... Me lo compro, 99 centesimi, me lo sto comprando. Ma il plot è pazzesco. I ricchi sono volati su Marte, ma ogni tanto tornano sulla Terra per una partita a golf. In questa landa desolata, ogni buca offre una piccola storia e un rompicapo da risolvere per ottenere il colpo perfetto. Gioco in mezzo a monumenti brutalisti semidistrutti, centri commerciali in rovine e musei abbandonati, tra insegne a neon e graffiti di protesta. Oh, è colpa dell'1%, cioè questo gioco ha tutto. Alla protesta, hai il significato intrinseco, hai il golf. 99 centesimi, ma 99 centesimi che hanno un fortissimo significato. Me lo compro coi punti, ma Nintendo. Grazie Nintendo. Ragazzi e ragazze, con questa installazione di Golf Club Wasteland, io vi ringrazio per essere stato qui. Vi invito nei commenti a farmi sapere se questo format vi può piacere, oppure perché io l'ho fatto veramente come una cosa a sé, perché volevo esplorare il Nintendo Shop. Questa settimana non ci sono state notizie chissà che rilevanti. Ho delle storie da raccontare, ma lo farò più avanti, quindi ho voluto provare a fare questa cosa. Io spero vi sia piaciuta. Ditemi la vostra, ditemi anche le offerte che voi avete trovato e se proverete qualcuno di questi giochi incredibili che abbiamo visto.